Dopo tanto tempo sono riuscito a comprare l'uovo Kinder dopo un mutuo e non è neanche mio, ma l'ho rubato a mia nipote. Buona Pasqua. Ale, ale, ale. Buongiorno, sono Mink. Sono ritornato a fare lo spacchettamento delle uova di Pasqua. Se ancora non l'avete visto, vi lascio qui il pallino di informazioni col video dell'anno scorso dove aprivo l'uovo di Pasqua ed è stata una sorpresa non gradita. Andatela a vedere se ancora non l'avete visto. Ed ero più piccolo, ero più giovane, cioè avevo proprio la faccia da bambino. Apriremo le uova di Pasqua. Le uova di Pasqua. 1, 2, 3. Cosa consiste questo spacchettamento? Consiste nel comprare delle uova. All'esterno non c'è nessuna figura di quello, della sorpresa che c'è dentro. Non è come l'uovo Kinder che ti anticipa cosa ci sarà all'interno dell'uovo. Per esempio questo della Kinder grande sorprese. Che grande sorpresa, sì. E ci sarà dentro sicuramente Masce Orso. Ogni uovo, il peluche di Masce Orso, ecco, c'è proprio scritto peluche di Masce Orso. Invece io che sono povero compro le uova da 1 euro. Allora, cioccolato al latte. Ingredienti: cacao 30%. L'uovo è al cioccolato e c'è soltanto il 30% di cacao. E tutto il resto che cos'è? Ingredienti: zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionanti, lecitine, soia. Oh, che buono, ci mettiamo il sushi dentro. Aroma naturale di vaniglia. Può contenere tracce di frutta e guscio. Quindi se apro l'uovo di Pasqua ci posso trovare la mela, la banana. Anche la frutta ci posso. Ma che cosa bella. Ora faremo la conta e vedremo quale uovo ci toccherà aprire. Ma soprattutto, ma che cosa ci sarà dentro? Facciamo la conta. Ambarabacci, ciccoco, tre civette sul como che facevano. Oh, l'amore! Con la figlia del dottore, il dottore si ammalò. Ambarabacci, ciccoco. Che cosa ci sarà? Che cosa ci sarà? Che cosa ci... Basta. Come l'anno scorso dovrò utilizzare i denti perché io non so aprire le uova. Ogni anno devo andare dal dentista per farmi rifare questa parte qua. Ma proprio me lo stacco. Wow, che bello, mi sento un bambino. Ecco il nostro uovo di Pasqua. Ok. E questo non ci serve più. Allora, come lo spacchiamo? Lo spacchiamo a metà? Oppure lo spacchiamo proprio a mille pezzi? Opzionerei. Vabbè, comunque avete capito. Proprio a spaccarlo tutto quanto. Sperando che non mi si sporca la tovaglia bianca. Perché c'è una tovaglia bianca. Io intelligentemente metto la tovaglia bianca se devo spaccare l'uovo di cioccolato e dopo si scioglie tutto quanto e mi si sporca tutta la tovaglia. Come sono intelligente. Ok, ho preso 2 fazzoletti perché non si sa mai. Mettiamo il fazzolettino. Mettiamo il nostro uovo di Pasqua. E 1 e 2. Yatta! Oh cazzo. Oh cazzo, mi è caduto l'uovo. Ah, oh, buono. Che cos'è sto coso? Peggio del regalino dell'anno scorso. Andate a vedere cosa ho trovato nell'altro uovo di Pasqua dell'anno scorso. Se questa cosa vi piace, ogni anno farò lo spacchettamento dell'uovo di Pasqua e vediamo che cosa c'è dentro. Ah, avete capito? Cioè voi staccate questi pezzi qui e diventano le pedine della dama e voi li mettete sopra questo fogliettino di carta e giocate, non so come farvi vedere. Ecco, e giocate a dama. Non sanno più cosa inventarsi, vaffanculo. E alla fine ci rimane soltanto l'uovo di Pasqua. E l'unica cosa positiva. Scusate. E l'uovo di Pasqua. Oh cazzo, sputato. Buono. Basta, finito. Prima che ingrasso 150 kg per questo cioccolato. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un bel pollice in su e un commento qui sotto.
iscriversi. Se ancora non vi siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ale, ale.